Samsung svela il nuovo telefonino e il phablet con i quali punta a rilanciare gli utili. Il Galaxy S6 Edge Plus ha caratteristiche simili al modello precedente ma uno schermo più grande da 5,7 pollici. A esso si affianca il Galaxy Note 5, prodotto destinato al mondo degli affari. A fine settembre negli Stati Uniti arriverà Samsung Pay, il sistema di pagamento tramite smartphone. Si può collocare il telefono accanto a un lettore di banda magnetica e usare il sensore per l'impronta digitale. È una sorta di sistema multiplo di autenticazione e pagamento, una versione virtuale della carta di credito, come Apple Pay. Tra Samsung e Apple non è finita neppure la guerra giudiziaria. Una corte federale statunitense ha respinto l'ultimo appello della casa sudcoreana nel processo per violazione di alcuni brevetti di Apple. A Samsung resta il ricorso alla Corte Suprema.